Claudio Pascucci, presidente della Bocciofila di Tolentino. A conclusione della 14ª Coppa d'Oro di Tolentino, gara regionale a Terna. Claudio, com'è andata? La gara è andata benissimo anche quest'anno, questa 14ª edizione. Ben 105 sono state le terne che si sono iscritte e quindi sono molto soddisfatto per quanto riguarda la partecipazione. Per quanto riguarda il resto pure è andata bene, vorrei ringraziare ovviamente le ditte che ci hanno permesso di realizzare questa ulteriore gara. Francesco Tosoni, Mattia Garofalo, Moreno Capponi, vincitori della 14ª Coppa d'Oro di Tolentino. Bravissimi, cominciamo con le dediche. Ma sì, prima di tutto volevamo ricordare un nostro socio che da qualche mese purtroppo non c'è più con noi, era un pilastro della nostra società, Luciano Morichetti. Questa la gara la dedichiamo a lui. E Mattia? Anche io a Luciano Morichetti, poi una dedica speciale alla mia ragazza. Moreno? Mi associo anch'io per Luciano Morichetti, poi anche a Francesco Tosoni la dedico, visto che è riuscito a farmi vincere la gara finalmente. Anche stavolta? Come finalmente? Non, mica la prima? Loro vincono sempre, quindi... Siamo in tre giocatori che abbiamo tre caratteristiche diverse, ognuna delle quali è importante per vincere, specialmente quando si fanno gare a Terna. Moreno indubbiamente fuori classe, Mattia è molto esuperante, io sono un pochettino più tattico, però alla fine messi tutti e tre insieme facciamo una bella Terna. Massimo Giacomozzi, Giorgio Antoniozzi, Giuliano Annessi, vincitori della 14ª Coppa d'Oro, gara regionale a Terna con gironi serali di Tolentino, categoria C. Allora, partiamo subito con le dediche, quindi puntista per primo, che è stato un po' la colonna di sta Terna, ho visto, vero? A chi la dedichi, Giorgio? Ma io la dedico alla Bocciofila, perché c'ha bisogno di riprendersi un pochettino, quindi questa vittoria forse porterà, ecco, un po' più di entusiasmo anche con i nostri soci. E quindi la dedico alla Bocciofila. Bene, Massimo Giacomozzi. Io mi associo al mio compagno puntista, nel senso che la nostra Bocciofila è un po' goliardica come Bocciofila. Ci ritroviamo fra amici, stiamo bene insieme e visto che adesso cominciamo ad avere qualche risultato, speriamo che sia propedeutica per altri risultati e altri giovani che si avvicinano a questo sport, che è bellissimo fra l'altro. Speriamo. Giuliano Annessi. Io alla famiglia, perché anche mia moglie e le due figlie praticano questo sport anche a livello amatoriale, però partecipano alle gare sociali. Come ogni manifestazione che organizza la Bocciofila Tolentino col presidente Claudio Pascucci, l'amministrazione è sempre vicina, siamo molto contenti di come sta andando avanti. È una soddisfazione grande vedere tutte queste persone che sono appassionate a questo sport che pian piano sta sempre crescendo sempre più. Questa struttura già avrebbe bisogno di qualche piccolo lavoretto di manutenzione. L'amministrazione comunale in accordo con il presidente Claudio Pascucci stanno lavorando su delle migliorie. Ora la situazione sapete meglio di noi quella che è, che i comuni sono in grande difficoltà. Abbiamo già fatto un bel passo in avanti con le convenzioni, con la convenzione che abbiamo rinnovato con la Bocciofila, però promettere è impossibile promettere, perché noi non promettiamo, cerchiamo di fare le cose per il bene di tutti sostanzialmente. Cercheremo sicuramente di trovare la possibilità di fare queste migliorie.